浅草、あ、東京校のゆり子さんです。え、チャオ、え、久しぶり、だ、ファントテンポ、チャオ、おじはプレッド、ファンサクリプレッド、ファンサクリプレッド、プレッド、oggi c'è bel tempo、 sì, almeno quello c'è abbastanza bel tempo。 Oggi facciamo un giretto ad Asakusa con Yuriko e venite, state, rimanete con noi, rimanete con noi. Nel mentre ci sono altri tipo 5 youtuber dietro di noi, hanno tutti fatto, adesso facciamo la opening, cioè tra poco ci stiamo mettendo in fila. Allora, entriamo dentro. Allora, dimmi. Tu ormai conosci meglio di me. Come? Io conosco anche tu quello giapponese. No, ma io non ho mai vissuto veramente a Tokyo, no? Ah. Ormai tu ci abiti da quanti anni? 8 anni, quasi 9. Adesso è stata una delle mie prime mete. Però poi non ci vengo spesso, perché l'ho sempre visto troppo, forse turistico. Sì, ormai. Sì, sì. Devo dire che da tutti stranieri siamo passati a All Japanese. Ti piace Osaka? Sì, è molto bello, molto bello. Sembra, non so, tempio, tempo antico un po'. Sì, è vero. Periodo è vero, antico. È vero. Ci sono un sacco di negozi e poi profumo di cibo dappertutto. Cibo, sì. Sì. E tutti mangiano qui, non so, street food, non so, tipo anche dolci e mangi. Sì, è vero, tipo lì sono i mandi. Amausake, oh mio Dio, voglio una amausake. Amazake? Amazake? Ski? Sì. Adesso a mare non da cotto mai. A so. A mare non da cotto mai. Ma chi è quello? Di là c'è Sensoji, è bellissimo adesso. Adesso sono le 5, no, quasi le 5, sono le 4 e mezza. Già sta diventando un po' buio. Sì, è arrivato il freddo anche qua in Giappone. Oggi c'è anche vento che fa davvero sentire molto freddo. E qui spesso fanno noleggio di kimono set, no? Sì. Anche sì, tu sì. Hai fatto, non sì, so, ho servizio. Fatto, sì? Sì, ho fatto una modella, a volte faccio anche una modella rental con i fan, quindi mi metto il bello kimono e faccio le foto qua. Bello. Diciamo, kimono te sa, samui o ne kyukyu? Sì, alla fine il kimono non è così tanto caldo. Poi non è neanche ha comodo. Uno strato, non è comodo, non è neanche caldo. È solo bello da vedere. Sì, è molto, molto bello. Devo dire che tra kimono e yukata forse preferisco lo yukata perché è meno invasivo. Sì. Sì. Come ti sembra la situazione tra il Giappone e l'Italia? Allora, mi fa strano che in Giappone, se entro in locale, sì, nessuno chiede di avere il Green Pass. Se non ce l'hai non puoi entrare, non puoi da nessuna entrare parte. Allora adesso proviamo la nostra fortuna. Allora io quest'anno l'ho sempre beccata brutta ed è stato un anno terribile, ma sempre è dal primo dell'anno di quest'anno che la becco male. Guarda, se mi esce ancora male, se mi porta fortuna ti do un bacino sulla fronte. Come si dice in italiano omikuji? Non mi ricordo. Lotteria del non c'era una cosa, sarà sicuramente così, vabbè. Costa 100 yen l'uno. Poi si prende questa cosa di latta, lo giri e poi ok, il mio è il... Ma c'è scritto in kanji, sì, 60. E devi vedere 60, che è... Quelle. Quelle? Sì, 60. Ta-da! Shōkichi! Ma poco forte! Si vede che sta finendo l'anno! Ok, vabbè, dai, Smile Fortune è tipo una piccola gioia. Una gioia. Proviamo la fortuna di Eriko. Che pesante questo. Sì, è una bella ammazzata. 47. Mamma. Lì. Kichi. Kichi che non da che? Kichi non è fortuna? C'è scritto in inglese? No. Ma. Vabbè, sempre meglio di piccola, no? Cioè. Io leggo la fortuna. Vabbè,
almeno è regolare, no? L'amore. Così, va bene. Ma... Però c'è scritto Kokoro Tadashi, Ikanai Osure, va bene. Con la maschera, no? Brava! Brava! Ma l'ultima volta quando sei venuta ad Asakusa? Per le Olimpiadi. Ah! Perché ho fatto il video con Sara. Quindi è estate? Estate e siamo letteralmente morte di caldo. Cioè adesso ho le mani rosse. Sì, ghiacciate. Però me la ricorderò, se quella sudata non me la dimenticherò mai. Di là ci sono... Ci sono gli stand! Il cibo! Nanika, amazake? Tu vorresti amazake? Soppone alcol. Vuoi anche tu? Non assaggio, ti piace, assaggio. Ma da che, oh, che profumo. Wow. Le vuoi assaggiare prima tu? Certo, devo sacchi non da azzo. Azzo, però, oishii. Oishii. Allora, lo sa che di per sé è molto alcolico, è molto forte, non sa di niente. Questo è molto dolce. Oh! È molto dolce, caldino. Onestamente non sa per niente di sake, però. Koreva nandesuka? Kore yakisoba! Yakisoba desu! Yakisoba! Sono degli spaghetti giapponesi, praticamente. Oishii? Sì. Kyou wa tabui. Tu cos'è? Continui sempre a cantare, vero? Cantare nelle live adesso sì. Ok. Cioè, anzi adesso canto molto di più rispetto a prima. Davvero? Ah beh, effettivamente nelle live hai la comodità, sì. Quindi più spesso e più ore così. Quando facevo concerto dal vivo, non so, facevo un'ora di concerto e quindi la scaletta è tipo 11-12 canzoni. Per adesso nella live posso fare anche 3 ore così, no? Quindi canto sì, anche a volte 30 canzoni. Devo prendere sta cosa, però sì. Se io canto in live ti ammazzo le orecchie a buco. No, non è vero. Amplifon, come vai a parlare da sponsor? E prima non conoscevo, cioè vivendo sempre in Italia, non conoscevo quasi nessuna canzone di recente giapponese. Sì. Però facendo live che gli spettatori che mi suggeriscono potreste sentire, cantare, quindi cantare da lì questo. Ho conosciuto un po'. Ma adesso che artisti ti piace? Ultimamente non lo so, bazzico tanto tra rock, pop, cose simili. E Reol, non so se la conosce. Reol è molto strong, non sembra neanche J-pop onestamente. Fa un sacco di tipo sciogli lingua. Se vi piacciono le canzoni rappate e molto... Se ne va ragazze, gruppo? No, una ragazza, è solo una ragazza. Però oddio, artisti completamente nuovi, a parte Yoasobi oppure Ado. Ado. Seva. Ma all'inizio, quando ti ho conosciuta, quindi quasi 10 anni fa, adoravi Carrie Pane. Sì, piace sempre comunque Carrie Pane. E di recente ho fatto un gruppo di idol, che è stato solo per un giorno. E mi sono... Ah, solo un giorno? È stato io solo pensavo, un giorno. Cioè, il progetto... No, è stato solo un giorno perché una ragazza se ne tornava nel proprio paese, quindi mi hanno... Ma però allora per quel giorno avete fatto quelle prove? Sì, tutti i giorni, sì. Voi. Solo per un live. Wow! Sì, però è stata una bella esperienza, solo che qua in Giappone comunque fare eventi ancora, non dico rischioso, però comunque non c'è sicuramente più la gente di prima. Ma anche in Italia comunque ancora gli eventi... Sì, con Green Pass hanno cominciato a organizzare, sì, però sempre con controllo, se non ce l'hai non puoi entrare, e con numero limitato, così. Penso anche tanti altri con il Covid, cioè è difficile questo periodo. Ah sì, perché comunque ti fai dei progetti, però non sai se li puoi portare in porto. Diciamo che è un po' così, no? Quindi vado, diciamo, su via virtuale, riprenderò un pochino
internet tra virgolette, perché io ho due canali YouTube, però ultimamente sto andando su Twitch. Tu non ci sei su Twitch, vero? Io faccio live in un'altra piattaforma diffusa soprattutto in Giappone. Solo che ovviamente un baciare con gli orari italiani è tipo impossibile. 8 ore di differenza, cioè, io che sono una settimana da qui che ho fatto lezione di giapponese, un orario italiano, cioè non dico, cioè quando faccio lezione alle 3 di mattina non ho sonno, ma dopo mi viene sonno. Sì, sì, quindi è uguale, diventa tutto, cioè uguale, sì. Qui c'è Ake no Jine, galleria. Sì, galleria, yay! Cosa? Con la canzone kimono no rentale che ha in Giappone? Sì, sì, costa poco anche. Questo sì. Ma in Giappone tu trovi, non so, intimi, cioè reggiseno? No, effettivamente no. Perché molto spesso non combacia mai con la mia taglia tra busto e sedere. Cioè, hai poche scelte forse? Ho pochissime scelte, onestamente la qualità non mi piace molto, perché è molto spesso di tipo licra, non mi piace, è tutto luccicoso, io non amo le cose luccicose. Qui io sono andata in Italia, sono andata da Intimissimi, ho fatto una scorta e sono tornata. Ah, quindi ti trovi meglio. Però vestiti in generale, cioè in Giappone... Questi sono però tutti giapponesi, sì. Sì, alcuni sono con i nè perché sono molto oversize, hanno molto di moda, quindi va bene qualsiasi cosa. Se no prima compravo molto spesso in Italia. In realtà ci conosciamo da ormai quasi 10 anni. Quasi, madonna! Quasi 10 anni. Però ero ancora una teenager. Come no? Teenager Yuriko. Yuriko. Poi, avevi il gruppo idol, no? Sì, avevo le Tiger per Tokyo, ballavamo insieme, abbiamo ballato per te le prime volte per farci carriera. Però adesso ci siamo visti dopo 3 anni. Dopo 3 anni, sì, perché non riuscivamo mai tra... in Italia... io sono di fretta, tu sei di fretta quando sei in Giappone, è già un miracolo aver trovato un pomeriggio. Ne arigato! Ovviamente anche il canale di Yuriko, c'è uno in italiano, uno in giapponese anche, e poi usciranno o saranno già usciti anche video sul suo canale, sui suoi canali, video di collaborazione insieme con Yuriko. Se volete andatevi a vedere, vi aspetto. Ma te ne, o si sushi tabetano. Ah, やばい、これできる? Ma Ma, 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 ma,